Non butto via tutto, anzi, c'è stata per 60 minuti la prestazione anche di più della squadra. Abbiamo fatto un primo tempo bellissimo, dove abbiamo imposto, abbiamo dominato, abbiamo tenuto il pallone del gioco praticamente per 44 minuti e 30 secondi, tranne per quella piccola disattenzione dove Martinez, là mi sembra si chiama, quello del Porto, ha fatto il gol di testa da 12 metri, un bellissimo gol, anche se Luis Felipe stava un po' dormendo. Però per il resto una Lazio nel primo tempo veramente bella, un bellissimo gol di Zaccagni. No, non butto tutto perché la prestazione e la voglia c'è stata. Poi, se vogliamo parlare della difesa, anche il secondo gol è stato colpa di un errore di Luis Felipe, che non ha marcato, si è fatto anticipare. Un tocco quasi sporco che ha messo fuori gioco Stracoscia. Però per il resto ho visto una buona Lazio. Lì siamo un po' calati di attenzione, più che di coraggio, come diceva il telecronista di Sky. Un po' più di attenzione siamo calati. L'abbiamo ripresa gli ultimi 20 minuti, finalmente è esordito Cabral, Giovane Cabral, ha fatto vedere un paio di spunti importanti. Zaccagni migliore in campo, oltre il gol Zaccagni è stato per 83-84 minuti il migliore in campo, non solo della Lazio, ma forse anche dell'intera partita, perché era l'unico che riusciva a dare quelle accelerazioni che creavano scompiglio un po' nella difesa della squadra avversaria. Poi il Porto, non credo sia superiore il Porto. È comunque tutto aperto. 2-1, ci basta un gol per portare la partita ai supplementari. Possiamo anche vincere magari 2-0 per passare il turno. Chissà, tra una settimana vedremo. Però non butto tutto, non butto tutto, perché è stata una bella partita, una bella partita. Loro poi hanno questa abitudine di finire le partite, gli ultimi 20 minuti, mezz'ora, quando sono in vantaggio, iniziano a fare falli in continuazione. È questo che a me non piace, mi dà fastidio. Però è così. Il Porto è sempre stato così, è sempre stata una squadra tosta. Noi ce l'abbiamo messa tutta. Purtroppo in difesa, Patrick, sì, il ragazzo si impegna, però più di questo non può dare. Più di questo non può dare, non voglio dare neanche la colpa. Abbiamo visto delle bellissime trame di gioco. Proseguiamo il percorso del gioco di Sarri, si cominciano a vedere trame, ragnatele, belle ragnatele di gioco. Peccato, peccato per il risultato, eh? Peccato per il risultato. Certo, non è così clamoroso come quello dell'Inter di ieri sera, che con Liverpool meritava, non dico di vincere, ma quasi, sicuramente non di perdere 2-0. Però stasera forse un pareggio sarebbe stato più che giusto. Sì, il pareggio credo che poteva essere visto dal giusto. Abbiamo avuto, peccato, solo 1-0 l'occasione per il raddoppio con Milinkovic, l'occasione del pareggio con Filipe Anderson alla fine. Abbiamo avuto qualche occasione per fare un altro gol, sia sul 1-0 che sul 2-1 per loro. Però la partita è finita così. I primi 90 minuti sono per il Porto, non è ancora finita, mancano 90 minuti all'Olimpico giovedì, e invito tutti quelli che possono, nel rispetto delle regole, delle norme, di andare allo stadio e sostenere sta Lazio e non presentarci in 4.000, perché sarà fondamentale spingere i ragazzi e cercare di ribaltare la partita. Stracoscia, voto 6, perché oltre le due reti, ha preso due reti, ma ha fatto anche una grande parata sotto l'incrocio dei pali. Luis Felipe 4,5, due errori fatali. Patrick, gli diamo un 5,5, più di quello non può dare. Sulle fasce bene Marusic, poi è entrato Isai al posto di Radu, bene anche al centrocampo Milinkovic e Alberto, benissimo come sempre, tranne quel quarto d'ora dove ci sono state un po' di disattenzione al centrocampo, ci siamo un po' disuniti e abbiamo creato più spazio tra i reparti. Però ci sta in una partita del genere. Davanti Zaccagni, migliore in campo, 7,5 più il gol, non gli do 8 perché siamo nei primi 90 minuti. Poi facciamo una votazione totale
a fine 180 o magari 210 minuti per i supplementari. Però Zaccagni 7,5, bene anche Filip Anderson, vediamo 6,5 Filip Anderson. Pedro, sempre intraprendente, ha fatto il suo esordio, Jovane Cabral. Ha fatto vedere, come ho detto all'inizio, due o tre spunti importanti. Spero che Sarri lo possa far giocare con più continuità, così magari il ragazzo si sblocca e riusciamo in qualche modo anche a dargli ritmo, a dargli minutaggio nelle gambe, e magari il ragazzo si sblocca un po' e riesce anche a aiutarci in questo finale di stagione che sarà importante perché. Ricordiamo domenica a Udine sarà fondamentale andare a prendere 3 punti per rincorrere il sogno quarto posto, quantomeno restare tra i primi sei per l'Europa. Niente, era un campo difficile stasera, era un campo difficile e non me la prendo con nessuno, tranne se i due errori di Luis Felipe ci stanno, però non me la prendo con nessuno. Ci può stare, ci può stare. Manca Acerbi, si vede lì in difesa, manca un altro difensore, manca quel pizzico di attenzione in più che può fare il grande salto di qualità. Lo ripeteremo sempre all'infinito, bisognava fare più interventi sul mercato. Più interventi sul mercato perché oltre alle uscite, perché Tyler ha detto che è stato il mercato migliore degli ultimi anni. A noi non ci sembra, è stato il mercato più bello degli ultimi anni. Ha fatto tutti questi prestiti che poi torneranno. Ha preso Cabral. Speriamo che Cabral sia una mossa azzeccata del direttore. Speriamo, se no ti linciamo. E a giugno servono rinforzi. Detto questo, chiudiamo il video velocemente. Una buona Lazio. Peccato soltanto per il risultato, che comunque è 2-1. Non è ancora finita. Ci siamo ancora. Speriamo di ribaltare la situazione. Tutto sommato, la Lazio stasera si è fatta vedere. Mi raccomando, appuntamento domenica, Udinese Lazio, dopo la partita, il solito video commento. Forza Lazio!